Nel 1945 a New York, Washington, Città del Messico, Istanbul, Parigi, Montevideo, Buenos Aires, ci sono manifestazioni indescrivibili. La Seconda Guerra Mondiale è finita con la vittoria degli alleati. Vicino a Milano, nella regione dei Laghi, sono morti Benito Mussolini e Clara Petacci. È stato assassinato il principe Francesco Ferdinando d'Austria. Il governo austriaco invia un ultimatum alla Serbia e gli dichiara guerra. Chiede una mobilitazione agli stati maggiori di tutta Europa. L'Italia mantiene la sua neutralità. I socialisti si proclamano contrari all'intervento armato. Benito Mussolini rinuncia a dirigere il giornale socialista Avanti e fonda il Popolo d'Italia. Un suo articolo ha un'ampia ripercussione sul Parlamento italiano per gli antecedenti socialisti di Mussolini. In quell'articolo il futuro duce dichiara che l'Italia deve entrare in guerra al fianco della Francia e Inghilterra per liberare Trento e Trieste dal dominio austriaco. E per questo viene espulso dal Partito Socialista e attraverso il suo giornale dice: «Voi mi odiate perché mi amate ancora». Vince la linea interventista. Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria. Il comandante Luigi Rizzo, a bordo di una piccola imbarcazione, entra nel porto militare di Pola e con due piroscafi affonda la corazzata austriaca Santo Stefano. Francesco Baracca guida l'aeronautica italiana, che compie fino a 105 voli al giorno. Nonostante tutto ciò, l'esercito italiano subisce forti perdite, ma ha superato il Piave, si avvia sul cammino della vittoria. A Milano, il 23 marzo 1918, Benito Mussolini fonda il primo fascio di combattimento. Le postazioni fasciste si moltiplicano. La classe operaia, impoverita dai salari bassi e spinta dal movimento comunista, abbandona le fabbriche e manifesta contro le autorità statali che le avevano fondate. I continui scioperi paralizzano la vita economica della nazione con grave percussioni per tutti gli italiani, inclusi gli stessi operai. I fascisti, ben organizzati e già numerosi, si sforzano per normalizzare i servizi indispensabili alla vita quotidiana. Queste azioni provocano scontri sanguinosi fra comunisti e camicie nere. Operai e giovani fascisti sono vittime della rabbia rossa. Alle vendette e alle rappresaglie comuniste si aggiungono numerosi attentati. Le azioni dei gruppi comunisti arrivano a dei livelli estremi. Il treno non poté continuare perché trasportava un sacerdote e un ufficiale.
Il 9 ottobre del 1922 a Napoli si riunisce il congresso fascista. Mussolini impartisce ordini segreti per la marcia su Roma e nomina il triumvirato della rivoluzione. È il 28 ottobre 1922. Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista, viene sequestrato e ucciso dai fascisti. Il cadavere sarà ritrovato dopo una lunga ricerca. L'opposizione, come atto di protesta, si ritira dal Parlamento. Mussolini istituisce la censura, elimina i partiti politici e crea lo Stato corporativo. Vuole ricostruire il paese iniziando dall'infanzia. I figli del popolo vengono inquadrati nelle formazioni dei Balilla. Per i giovani si organizzano gite campestri e parate militari. Anche le donne fanno parte delle federazioni sportive. Tutti gli anni a Roma, al Foro Mussolini, 16 poveri di ambo i sessi, in rappresentanza di tutte le organizzazioni giovanili in Italia, giurano lealtà alla patria e fedeltà al regime. Queste sono le paludi pontine, un'immensa zona malarica a 50 km da Roma. Gli abitanti sono gente umile, lavoratori. Queste terre di morte vengono bonificate e trasformate in fonte di vita e di lavoro. Mussolini, orgoglioso delle sue origini contadine, partecipa in prima persona alla semina e alla raccolta del grano e al collaudo delle macchine agricole. I risultati della battaglia del grano da lui intrapresa permettono all'Italia di diventare autosufficiente.
In queste paludi nascono le città di Pontinia, Sabaudia, Littoria, Aprilia e Pomezia. Il duce consegna ai contadini e agli ex combattenti le terre bonificate. Mussolini e il cardinale Gasparri firmano i Patti Lateranensi, i quali sanciscono la nascita di un nuovo Stato, la Città del Vaticano. I romani si riuniscono in piazza San Pietro per acclamare Pio XI, il primo Papa che, dopo 70 anni di isolamento da parte del Vaticano, si affaccia al balcone della Basilica di San Pietro per benedire l'Italia e il mondo. Mussolini afferma che costruire case e opere pubbliche rappresenta non solo un progresso per il paese, ma anche un modo per eliminare la disoccupazione, una piaga che il regime si era impegnato ad eliminare per far sì che fosse un deterrente contro il comunismo. Il 2 ottobre del 1935, Mussolini in un discorso annuncia l'inizio delle ostilità contro l'Abissinia. Una moltitudine gigantesca di persone, 20 milioni di italiani, si riunisce in tutte le piazze d'Italia, richiamati dal suono delle campane.
Dopo 7 mesi di dura lotta, Mussolini dal balcone di Piazza Venezia annuncia: oggi, 5 maggio del 1936, siamo entrati ad Addis Abeba. E continua. Recarichi delle forze armate dello Stato in Africa e in Italia. Mussolini afferma che l'impero conquistato con il sangue lo fecunderà con il lavoro e lo difenderà da chiunque, con le armi. L'impero lo fecunderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Camisciniere, legionari, saluta il re! Viene innalzato il monumentale Arco di Trionfo per ricordare la totale e definitiva pacificazione della colonia d'Africa che ora fa parte dell'impero. Viene inaugurato da Mussolini e da Italo Balbo. La visita del Duce in Africa è motivo di grandi festeggiamenti. Il Rais arabo regala a Mussolini la spada dell'Islam, che per i musulmani è il simbolo di amicizia e vanto. Dopo l'invito di Adolf Hitler, Mussolini si reca in visita ufficiale in Germania. Milioni di tedeschi si affollano dentro e fuori lo Stadio Olimpico di Berlino per ricevere con frenetico entusiasmo Benito Mussolini. Nationalsozialisten, Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden, der die Fragen des Mussolini. E Mussolini dice: il nazionalsocialismo e il fascismo sono disposti a lavorare per la pace. Ma la pace feconda e reale, che non ignora i problemi del popolo, ma anzi li analizza e li risolve. Al ritorno dalla Germania, Mussolini è atteso da una folla in tutto il nord Italia. Ha dato il suo sangue
la sua energia e tutto se stesso per l'impero. A questo popolo italiano noi non chiediamo nulla. Gli chiediamo soltanto di essere pronto ai nostri ordini quando... quando battono le grandi ore della storia che impegnano un intero popolo per la vita e per la morte, per il combattimento e per la vittoria. Milano, città culla del fascismo, è la prediletta da Mussolini. Qui il duce mosse i suoi primi passi in politica e da qui partì il cammino che lo porterà alla conquista del potere. A Piazza del Duomo lo acclama una folla delirante. Per il passo del Brennero, un treno speciale che trasporta Hitler entra nel territorio italiano. Hitler ricambia la visita che Mussolini aveva effettuato a Berlino nel 1937. A Firenze, una folla enorme riceve i due uomini di Stato. Trombe d'argento annunciano l'apparizione di Hitler e Mussolini sul balcone di Palazzo Vecchio. Il segretario del partito fascista, Achille Starace, chiede alla folla di salutare il Führer e il Duce. Roma.
Questi sono i resti dell'antico foro romano. E questo è il moderno foro Mussolini. Il fascio littorio dell'antica Roma è anche il simbolo delle camicie nere, lo stesso che Mussolini fa scolpire nelle sue opere. Il Colosseo, costruito dai Cesari 2000 anni fa, si congiunge al Vittoriano di epoca moderna tramite la nuova e ampia strada chiamata Via dell'Impero. Questi sono gli imperatori dell'antica Roma. Nerva, Augusto, Traiano e Giulio Cesare, il dittatore perpetuo. Adolf Hitler visita Roma in nome del popolo tedesco e come omaggio all'esercito italiano deposita sulla tomba del milite ignoto una corona di fiori. Quella stessa sera Mussolini, al ricevimento in onore di Hitler nella sua residenza di Palazzo Venezia, dice: l'Italia fascista non conosce che una sola legge etica nell'amicizia. Quella che io ricordai davanti al popolo tedesco al Campo di Maggio. A questa legge ha obbedito, obbedisce e obbedirà la collaborazione tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Mussolini afferma che l'Italia non conosce che una sola legge etica nell'amicizia e su questo baserà la sua futura relazione con la Germania. Nel settembre del 1939 Hitler invade la Polonia. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra chiede la mediazione di Mussolini alla conferenza di Monaco. A Roma si organizzano manifestazioni di simpatia in favore della Germania. Con una offensiva lampo, l'esercito tedesco arriva alle porte di Varsavia. La capitale polacca oppone resistenza, ma dopo pochi giorni cade sotto l'offensiva dell'esercito tedesco. Hitler invade Norvegia e Danimarca. Subito dopo, il Belgio. L'esercito francese viene attaccato. Per i francesi il confine orientale era ritenuto sicuro, ma vengono attaccati dall'esercito tedesco che continua ad avanzare.
Le truppe inglesi che lottano a fianco dell'esercito francese non riescono ad evitare la sconfitta e tornano in patria attraversando il canale della Manica. L'avanzata tedesca si fa incontenibile. I primi carri armati stanno per arrivare a Parigi. Quello stesso giorno, combattenti di terra, di mare, dell'aria, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Tutto. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Nel 1940 truppe alpine e motorizzate sbarcano in Albania. Sono ricevute con molto calore dal popolo albanese e si dirigono alla frontiera con la Grecia. Il conte Ciano da Tirana, capitale dell'Albania, comunica al popolo albanese che l'Italia entra in guerra contro la Grecia per la libertà del territorio albanese, che al tempo si trova sotto la dominazione greca. I soldati italiani, già nel territorio greco, costruiscono la strada per permettere l'avanzata delle truppe motorizzate. Thank you.
Vinitti è uno dei primi paesi conquistati. L'aviazione italiana si mostra molto attiva e bombarda incessantemente bersagli militari greci. Contemporaneamente la flotta giapponese attacca le truppe americane a Pearl Harbor e gli Stati Uniti dichiarano guerra all'impero del Sol Levante. Germania e Italia si uniscono al Giappone e dichiarano guerra agli Stati Uniti. Per l'Italia non è un'impresa facile la guerra in territorio greco. I piani italiani per l'occupazione vengono rallentati per la coraggiosa e tenace resistenza dell'esercito greco. Il maresciallo Pietro Badoglio si dimette da comandante dello Stato Maggiore dell'esercito italiano. Il generale Rodolfo Graziani viene destituito da comandante dell'esercito italiano in Africa. Hitler, già in guerra con la Russia, si prepara attivamente per intervenire in Jugoslavia. L'aviazione italiana svolge un'intensa attività, ma il fuoco antiaereo obbliga i piloti italiani a fare molta attenzione. Con l'arrivo della primavera e riorganizzata la linea del fronte, l'esercito italiano si impegna in nuove e spettacolari azioni di guerra, appoggiato dall'aviazione, che al contempo deve far fronte agli aerei greci, jugoslavi e inglesi.
Paracadutisti italiani occupano le isole di Corfù e Cefalonia. Dalla Jugoslavia i tedeschi penetrano in territorio greco con una manovra avvolgente nei pressi del lago Cria. La fanteria italiana conquista importanti posizioni strategiche. L'avanzata dell'esercito italiano arriva a Co. La situazione dell'esercito greco diventa insostenibile. Nella notte del 23 di aprile del 1941, alle ore 21, il comandante dello Stato Maggiore ellenico chiede di parlare con il comandante dell'esercito italiano in Grecia per offrirgli la resa incondizionata degli eserciti della Macedonia. È la fine della guerra italiana in Grecia. Bombardano Roma. Il Papa, con un gesto senza precedenti, esce dalla città del Vaticano per le strade di Roma e si mischia tra la folla per confortarla e benedirla. Gli alleati vittoriosi dall'Africa sbarcano in Sicilia. Il 24 luglio del 1943 a Palazzo Venezia si riunisce il Gran Consiglio Fascista per cercare di risolvere una situazione che diviene sempre più preoccupante. È l'alba e il Gran Consiglio si appresta a deliberare. Dino Grandi insiste che si voti la sua mozione per sollecitare il re ad assumere l'incarico di capo dello Stato. Si approva con la maggioranza dei voti. Il re e Mussolini si incontrano e quest'ultimo lo informa del risultato della riunione del Gran Consiglio e gli sottopone le misure da approvare a fronte dello sbarco alleato. Il colloquio tra i due durò esattamente 20 minuti, all'uscita del quale Mussolini viene arrestato e il maresciallo Badoglio è nominato primo ministro. Al grido di Viva il re ci sono manifestazioni antifasciste. La mattina del 3 settembre gli alleati sbarcano in Calabria. Leier, ente italiano a audizioni radiofoniche, trasmette in continuazione un discorso straordinario del nuovo capo del governo. Il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione,
ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Il maresciallo Badoglio proclama che il nemico è molto più potente dell'Italia, perciò chiede l'armistizio al generale Eisenhower e lo ottiene. L'esercito italiano depone le armi, ma dichiara di essere pronto a reagire se sarà attaccato da un'altra potenza. I tedeschi attraversano il Brennero ed occupano l'Italia. Arrivano a Milano. Poi scendono a Firenze e proseguono verso sud. Il re e il governo si trasferiscono nel sud Italia, nel territorio già occupato dagli alleati. Da qui Benedetto Croce parla di un primo congresso democratico. Dopo il suo arresto, Mussolini viene trasferito segretamente da un carcere all'altro, perché il nuovo governo italiano teme che i fascisti tentino di liberarlo. Ma i tedeschi, tramite i loro servizi segreti, seguono le piste di questi movimenti e il 12 settembre del 1943 ritengono giunto il momento di agire. Paracadutisti tedeschi scendono sulle montagne del Gran Sasso, il massiccio più alto degli Appennini, e con una manovra imponente a 2000 metri di altezza, dove si trova il rifugio di Campo Imperatore, liberano Mussolini dalla sua ultima prigione. Mussolini, ora libero, viene condotto in aereo in Austria. E poi, infine, a Berlino. Dove viene accolto da Hitler. E dal generale von Ribbentrop. Dai microfoni di Radio Berlino, Mussolini parla al popolo italiano, annunciando la sua ferma decisione di tornare in patria e lottare a fianco dei tedeschi. Mussolini parte per l'Italia.
A Salò, sul lago di Garda, si riuniscono tutti i simpatizzanti fascisti che durante i 45 giorni di governo del maresciallo Badoglio sono rimasti fedeli al Duce. Quest'ultimo costituisce un nuovo governo che alla prima riunione abolisce il Senato della Nazione, i cui membri erano stati nominati dal re. Annuncia la Costituente, che ha il compito di creare la base della Repubblica Sociale Italiana. Di detta Repubblica, Mussolini sarebbe stato allo stesso tempo capo dello Stato e presidente del Consiglio dei Ministri. Fa riaprire le caserme e ricostituisce l'esercito disciolto. Dà alle reclute delle nuove divise e al posto delle tradizionali stellette sul collo della giacca fa mettere ora il gladio, la spada usata dai gladiatori romani. L'uomo più importante dopo Mussolini è senz'altro il maresciallo Rodolfo Graziani, ministro della difesa. Mussolini parla alle reclute e le incita a tornare a combattere. In questo attentato muoiono 32 soldati tedeschi. Il comando tedesco per rappresaglia fa fucilare alle fosse ardeatine 335 civili italiani. L'opposizione al nazifascismo si manifesta in diverse maniere. Nelle grandi fabbriche gli operai scioperano incrociando le braccia. Molti di loro vengono portati in Germania per essere integrati nell'esercito del lavoro. Aerei alleati bombardano le città del nord Italia. In Italia si forma clandestinamente il Comitato di Liberazione Nazionale, con elementi antifascisti attivi da anni.
si organizza la resistenza coinvolgendo tutte le forze disponibili. Nelle prime azioni, la resistenza si mette in contatto con gli alleati, usando tutti i mezzi possibili, specialmente attraverso la posta clandestina che arriva dalla Svizzera. Due unità speciali aiutano i partigiani italiani. La Number One Force e l'OSS. Nasce un grande movimento di resistenza che ricorre a qualsiasi mezzo. Radiotrasmittenti portatili trovano nascondiglio nei posti più strani. Molto attivi sono i partigiani nascosti sulle montagne. Di notte, all'ora stabilita, le forze di liberazione indicano il campo d'azione e la direzione del vento. All'arrivo degli aerei alleati, tutto è pronto. Le voci radiofoniche costituiscono gli aspetti più caratteristici di queste attività clandestine. Il Comitato di Liberazione, dopo aver contattato gli alleati, dà le istruzioni per il sabotaggio. I suoi membri collocano frecce direzionali al contrario lungo le strade per ingannare il nemico riguardo la vera direzione. Segnalano i movimenti e le fortificazioni tedesche per guidare i bombardamenti. Sabotano i mezzi di trasporto mettendo sabbia nei motori e anche riempiendo di acqua i carburatori. Bloccano le linee ferroviarie e interrompono le linee telefoniche. Una pattuglia tedesca sorprende i partigiani nei loro nascondigli. In un punto sul lago di Como c'è una via che facilita la fuga dei prigionieri alleati per condurli al di là delle montagne, verso la Svizzera. Per eludere la stretta vigilanza vengono scortati per mezzo di barche attraverso il lago da esperte guide italiane che li accompagneranno anche sulle montagne. Siamo nel quartier generale di Hitler, nella primavera del 1944. Questa riunione sarà l'ultimo incontro tra Mussolini e Hitler. Mussolini è accompagnato dal maresciallo Graziani e dal ministro Bassanini. Hitler è accompagnato dal maresciallo Keisel e dal ministro degli esteri von Killenton. Sono presenti anche l'ambasciatore italiano Anfuso e l'ambasciatore tedesco Randen.
Hitler si congeda dal maresciallo Graziani e Mussolini a sua volta da von Killenton. Il Führer e il maresciallo Keitel scambiano con gli ospiti gli ultimi saluti. I tedeschi che avanzano verso sud combattono contro i battaglioni italiani chiamati Corpo di Liberazione. Monte Cassino, dopo una lunga e sanguinosa battaglia, è occupato dalle truppe alleate. Firenze è l'ultima tappa per arrivare alla linea gotica. I sobborghi della città sono difesi tenacemente, lottando casa per casa. L'avanzata del Corpo di Liberazione attraversa il fiume Arno. Gli alleati, sfondata la linea gotica, sono prossimi all'occupazione di tutto il nord d'Italia. È il 23 aprile del 1945. Un'automobile entra nel palazzo dell'Arcivescovato a Milano. All'interno ci sono Mussolini e Graziani, che vanno a trattare con il Comitato di Liberazione Nazionale le condizioni per la consegna di Milano e della sua zona industriale. Il primo proclama del Comitato di Liberazione. Inizia la rivolta. La sede clandestina del Comitato di Liberazione è adesso il quartiere generale presieduto apertamente dai partigiani. A Genova, alti generali tedeschi che comandano la zona hanno chiesto di conferire con il Comitato di Liberazione della Regione Liguria. I signori ufficiali sono invitati ad entrare. Un gruppo di antifascisti occupa Radio Genova. Segnale delle ore 20. Attenzione, attenzione! Parla la stazione di Radio Genova Libera. Successivamente speriamo di darvi un comunicato più importante. I tedeschi si ritirano dall'Italia. Dai nascondigli escono le armi nascoste dagli antifascisti. L'insurrezione avanza. Dalle carceri escono i prigionieri. Dai boschi, dalle montagne, dalle colline scendono le brigate partigiane. È l'ultimo atto di questo terribile dramma che ha visto lottare fratelli contro fratelli. È la fine del fascismo, è la morte di Mussolini. Qui, in questa casa dei contadini De Maria, Mussolini trascorse la sua ultima notte, in questa stessa stanza, in questo stesso letto. Il giorno dopo, per questi vicoli stretti e queste strade anguste, Mussolini si avvia a compiere i suoi ultimi passi.
Le due croci indicano il muro dove muoiono lui e Clara Petacci. È l'imbrunire del 28 aprile del 1945.